Ciao, sono Luca e in questo video vediamo un allenamento per aumentare la massa muscolare di petto e schiena in palestra per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare. Volendo a parte puoi evitare un ciclo di forza muscolare per vari motivi, non necessariamente così efficace e in molti casi non è neanche particolarmente sostenibile e divertente nel lungo periodo, quindi puoi semplicemente aumentare la forza indirettamente aumentando i carichi del 5% ogni 2 settimane. Ci alleneremo in palestra con la divisione dei muscoli del metodo Butterfly, che è un sistema di allenamento dove il focus si sposta dal peso alle sensazioni in termini di pompaggio come feedback istantaneo per sentire se quello che fai è efficace. Quindi faremo giorno 1 petto e schiena, giorno 2 spalle e braccia, giorno 3 le gambe, poi se riesci a fare una multifrequenza consigliata farai giovedì di nuovo giorno 4 petto e schiena e venerdì spalle e braccia. Per quanto riguarda la progressione puoi iniziare con un 3x12, poi come sempre il tutto deve essere personalizzato in base a tante variabili, poi nel corso del tempo aumentando i carichi per l'appunto del 5% ogni 2 settimane, sempre mantenendo ciò che senti al meglio per ogni gruppo muscolare con un'ottima connessione mente-muscolo, arriverai a fare un 4x12 per l'appunto e infine un 5x8, eventualmente poi testando anche super serie e piramidali per aggiungere ulteriori variabili dopo da mantenere per ogni muscolo in maniera personalizzata. Mi raccomando, di base valorizza alcune variabili più importanti rispetto ai pesi fini a se stessi che molto spesso prevalgono in palestra, come la connessione mente-muscolo, la consapevolezza muscolare, il pompaggio per l'appunto come feedback istantaneo, il tempo sotto tensione nella fase eccentrica, e ovviamente assicurati anche in generale di azzeccare l'esecuzione per quanto riguarda i principi di base in termini di scapole sempre addotte e depresse, la schiena che mantiene le curve fisiologiche, il collo in linea, i gomiti vicini al corpo mai oltre i 45 gradi rispetto al corpo, sempre espirando nella fase concentrica di contrazione per poi dopo inspirare nell'altra. Inizierai con la panca piana, ottimo esercizio per allenare il petto nella sua interezza. Mi raccomando, assicurati sempre che le scapole siano addotte e depresse, poi si muoveranno, però di base ti assicuri per l'appunto che tendano verso quella posizione, sempre con la schiena che mantiene le curve fisiologiche ovviamente, gomiti mai oltre i 45 gradi, con il bilanciere stesso allineato con la parte bassa del petto, espirando al meglio quando estendi le braccia, sentendo al meglio la contrazione dei pettorali stessi. Quindi puoi eseguire una chest press, se sei già abbastanza avanzato puoi optare per un piramidale, molto comodo perché puoi tranquillamente aumentare il carico ad ogni serie successiva senza per appunto perdere tempo, come se fossi a casa ad aggiungere i dischi ad eventuali manubri e bilancieri. In questo caso per l'appunto aumenti di 5 kg alla volta, sempre con delle pause brevi attive non oltre i 45 secondi, pause nelle quali allunghi e contrai il muscolo per sentire come sta lavorando, ancora una volta anche in questo caso un 3x12. Quindi passiamo alle croci con manubri, in questo caso i manubri sono sempre allenati con la parte bassa del petto e nella fase di contrazione invece di fermarti prima o di far sbattere i manubri stessi puoi arrivare con i manubri che si toccano, espirando al meglio in questa fase per l'appunto per sentire al meglio la contrazione anche della parte interna del petto, sempre con un movimento lento e controllato per sentire al meglio il lavoro dei pettorali stessi. Quindi passi alla schiena, puoi eseguire una lat machine, ancora una volta se sei avanzato puoi optare per il piramidale 3x12, nel caso del piramidale le ripetizioni poi si ridurrebbero ad ogni serie successiva, in questo caso partiamo intanto con un 3x12, assicurati sempre che la schiena mantenga le curve fisiologiche e nella fase di contrazione assicurati per l'appunto che i gomiti siano ben posizionati vicino al corpo. Quindi puoi passare a un pulley, ancora una volta se sei avanzato puoi eseguirlo in piramidale, intanto se parti da zero puoi eseguire un 3x12 con delle pause non oltre per l'appunto i 45 secondi dove allunghi e contrai il muscolo per sentire come sta lavorando, e infine delle croci inverse con manubri che sia in piedi oppure su panca inclinata, molto interessanti per non solo aumentare la massa muscolare ma coinvolgere anche la cuffia del rotatore, cioè la parte alta della schiena, il che è ottimo anche a fini posturali per compensare la postura su base quotidiana. Attento all'extra rotazione con un movimento all'indietro e non verso l'alto, perché altrimenti dopo diventerebbe una variante non corretta di alzate laterali per le spalle. Alla fine puoi fare un po' di plank, ottimo per allenare il core nella sua interezza in termini di forza e resistenza. Mi raccomando sempre il collo in linea con la respirazione regolare, un po' di stretching alla fine e il workout è finito. Trimando le altre 2 sessioni, giorno 2 spalle e braccia sempre in palestra, giorno 3 le gambe. Rimando anche al mio paradigma dell'autoconsapevolezza e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!